pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci pronti ad un nuovo viaggio nel mondo della musica, un viaggio fatto di canzoni, hit, artisti e anche curiosità su di loro. Sappiamo di vivere giorni particolari sotto tanti punti di vista, il coronavirus per esempio, i tumori su quando finirà questa crisi sanitaria mondiale, ma anche i dubbi sulla prevedibilità di quanto sta accadendo. C'è chi dice che tutto fosse già previsto in modo più o meno consapevole, per esempio da Bill Gates, ma non è una novità perché anche in altre occasioni di eventi unici nella storia moderna si è parlato di qualche forma di previsione, come per esempio l'11 settembre. Beh, voi vi chiederete cosa c'entri questo con la musica. Ebbene, c'è chi dice che l'11 settembre fosse stato in qualche modo previsto dai Supertramp, con la loro copertina di Breakfast in America, con lo skyline di New York e le Torri Gemelle visto da un aereo, una cameriera al posto della Statua della Libertà con un succo d'arancia vicino a uno dei grattacieli di quello che è stato il World Trade Center. Beh, con un po' di fantasia si dice che si potrebbe immaginare che quella sia un'esplosione, proprio come quella che appunto ha abbattuto le Torri Gemelle. In effetti ci sono anche la ULP di Supertramp, proprio dietro le torri, che se rovesciate ricordano graficamente la data del 9-11 in americano, cioè l'11 settembre, e poi il titolo Breakfast in America, che richiama indirettamente l'orario dei terribili attentati, perché il primo aereo si schiantò su una torre alle 8:45 del mattino. La prova, secondo i complottisti, è poi il fatto che Stanley August Mizgaes, il miliardario olandese che ha finanziato il gruppo nel corso dei primi anni di attività, in una foto d'epoca era stato ritratto con un simbolo massonico appeso al collo. Ma conosciamo anche altre leggende su possibili cospirazioni, come quella secondo cui Paul McCartney sarebbe morto il 9 novembre del 1966 in un incidente stradale, poi sostituito da un sosia, William Campbell, un ex poliziotto che gli assomigliava come una goccia d'acqua. Quindi quello che ancora oggi pubblica dischi e tiene concerti non sarebbe il vero Paul McCartney, ma appunto il suo sosia che gli assomiglia perfettamente e che già al momento della supposta morte evidentemente sapeva suonare e cantare esattamente come lui. Poi c'è la storia della copertina di Abbey Road, la famigerata Ombra che non c'è di Paul McCartney. E ancora, ecco qui, una sorta di prova invece del fatto che non sarebbe morto Paul McCartney ci arriverebbe da Walter Baroni, da Corsico alle Porte di Milano. Lui dice di aver avuto tra le mani la prova regina della vicenda, cioè il fatto che appunto Paul McCartney sarebbe vivo e vegeto. L'incidente che fece nel 1966, ha dichiarato Walter Baroni, con la sua Aston Martin DB5 non poteva essere fatale perché quando ho smontato il muso dell'auto mi sono accorto sì che aveva subito uno scontro, ma non così forte da provocare la morte. A meno che ovviamente non si voglia credere che la macchina sia stata sostituita. Questa puntata dunque è un po' originale, abbiamo voluto cercare di sorridere, se possibile, anche nei momenti più difficili, per poi chiudere in bellezza, cioè in musica con una hit del passato. Non potevamo non scegliere proprio Paul McCartney e una canzone degli anni 80 come 666, cantata in duetto con Michael Jackson, un singolo realizzato il 3 ottobre dell'83, prodotto da George Martin, come primo estratto dall'album di McCartney Pipes of Peace. È il secondo duetto di successo di McCartney e Jackson dopo The Girl Is Mine, scusate, quest'ultimo contenuto nell'album Thriller di Jackson. Il singolo rimase 6 settimane in cima alla classifica generale di Billboard tra la fine del 1983 e l'inizio dell'84, preceduto da All Night Long di Lionel Richie e seguito poi da Owner of a Lonely Heart degli Yes.